Ho il cazzo duro. Nuova serie, raga! Solo che c'è stato un volume un po' troppo alto, non si sente niente. Bella sta serie, raga, mi piace, eccolo. Medica la vera. Mr. Flores. Mister Sono Flores. Pronto per accompagnarvi. Come? L'uomo verde. Accompagnarmi dove? Su, su, non c'è ragione di essere nervosi. Nervoso? No. È il vostro aspetto. Beh, preoccupante. Preoccupante? Io? Certo, stai vestito da pochino. Mi chiamo Manny Calavera, vostro agente di viaggio. Non voglio un agente di viaggio, voglio andare a casa mia. Non potete, Chelsea, siete morto. Ma non siete solo, qui tutti sono morti, proprio come voi. Ecco perché si chiama Terra dei Morti. Siete pronto per il grande viaggio? No! Quale viaggio? Il viaggio quadriennale dell'anima. È un lungo viaggio. E non Madonna. Posso mentirvi, Chelsea. Può essere molto, molto pericoloso. A meno che non tiriate fuori il denaro con cui siete stato sepolto e compriate da noi un viaggio migliore. Non preferireste attraversare la Terra dei Morti su un'auto sportiva? O provare Madonna, una crociera di lusso? Bella! Se avete condotto una vita impeccabile, Madonna, mi sto emozionando, potreste ottenere ragazzi, addirittura qua, un biglietto mi per sto il numero 9. Questo qua è il numero 9? È il nostro miglior treno espresso. Arriva direttamente al nono al di là, la terra dell'eterno riposo, in 4 minuti anziché 4 anni. Ma pochi ne sono degni. Diamo un'occhiata al vostro curriculum. Che ricordi, raga. Però non riesce a far niente. Bene. La cattiva notizia è che il treno è oltre la vostra portata, ma ho un altro paio di assi nella manica. Che ricordi. Sì, ecco la soluzione. La linea Excelsior. Già, è proprio bello. Quella bussola sulla maniglia vi sarà utilissima. Bellissima. Sarà un viaggio fantastico. Vorrei esserci anch'io. Perché no? Potreste darmi un passaggio. No, io non me ne posso andare finché non avrò pagato un piccolo debito. Lavoro sociale, eh? Beh, suppongo che ci sia gente messa peggio di me. Ehi, me ne andrò molto presto da qui. Certo non grazie a casi disperati e inutili come il vostro, amico. Oddio. Ehi, ecco Manny, la segretaria. Il capo mi ha detto di dirti di non scappare stasera. Vuole parlarti di qualcosa quando tornerà dal suo viaggio. Di a Don che va bene. Non vado da nessuna parte. E dove vai? Certo. Specialmente con clienti come questo. Madonna. Dove la trovano certa gente? Non hanno fatto niente di buono. Non posso vendergli niente di buono. Non posso pagare i miei debiti. E sto qui, a vendere spazzatura dei pezzenti per l'eternità. Mi servono clienti migliori. Mi serve un santo. Quello che mi serve è un santo ricco e defunto. Ricco e defunto. Ma dove lo trovi un santo ricco e defunto? Che è sesto? Praticamente questo qua era uno che non ha mai fatto un cazzo nella vita. Non ha mai fatto un cazzo nella vita. Quello lì, l'uomo verde. E a lui gli serve qualcuno che, insomma, gli serve qualcuno da trovare che è ricco. Ah, questo è un click e punta praticamente. Un uomo ricco. La storia di Matteo. Ok, sai, questo mi piace. Allora, vediamo un po' che ci sta qua. C'è un messaggio. C'è un messaggio. Vediamo che roba è. Prendiamo un messaggio. Che c'è scritto? È un ordine del giorno. A tutti gli agenti, da capo ufficio Don Copal. Molto bene, teste d'osso. Ringraziate la vostra buona stella e fiondatevi nelle vostre maledette auto. Abbiamo un avvelenamento di massa per le mani. Ci sono troppe vittime per assegnare casi specifici. Quindi chi primo arriva, meglio alloggia. Quindi, vedete di darvi una mossa. Come no, fesso. Allora, qua che c'è sta, tipo? Ah, questo scherzo, vabbè. È un mazzo di carte. Vabbè, pigliamolo. Magari ci meglio prendere queste carte. Io sto cercando di capire come funziona il gioco. Ah, forse andiamo un po' sul PC, andiamo un po' a vedere. Non mi va di lanciare carte adesso. Non posso giocarmi qui questa carta. Come si fa a rimettere dentro? Ah, se rimette lì dentro così. Il mio computer mi dà accesso. Intrasportabile.
Ok, andiamo lì, giochiamo al PC, vediamo che roba ci sta. Ecco il file di Chelsea. Quel bastone da passeggio era anche troppo per lui. Come si fa a andare? Ah, ok, ci sta la freccetta. Beh dai, come gioco è semplicissimo. Non salva, salva per evitare di perdere i progressi. Ok, allora salviamo noi nel dubbio. Salva partita, nuovo slot. Qua chi è questa? Ah, questa qua è la segretaria. Qua che ci sta? Mister Grande Capo non vuole essere disturbato oggi. Sta a fare pugnette con le troie. Che sta a fare? Buenos dias. Manny. Buenos dias. Perché non sei all'avvelenamento? Che avvelenamento? L'avvelenamento da gaspaccio, codice 3, a cui stanno lavorando tutti, tranne te. Perché mando i memo se poi nessuno li legge? Da gaspaccio, ma non so... Qualche messaggio per me? A parte quello dell'avvelenamento? Sì. Ho soltanto un messaggio per te, Manny. Non sono la tua segretaria. Non prendo i tuoi messaggi. Cerca di ficcartelo nella zucca e smettila di passarmi le tue telefonate. Ok, ok, ma erano 4 messaggi in realtà. Ma vattene a piangere culo, te mamma, da. La figa di legno. Cioè la figa di legno, anzi, la figa di ossa, porca puttana. Nel mio cuore, credimi, sei ancora la mia segretaria. Manny, di cosa stai parlando? Non sono mai stata la tua segretaria, neppure quando eri in sella. Ho un solo capo, lo stesso che hai tu, Don Copal. Chi è Don Copal? Via, so che lavori per un altro uomo oltre... Via, so che lavori per un altro uomo oltre a Don. Di cosa stai parlando? So che ogni tanto prendi appunti per Harley. Oh, Manny! Sparisci, ok? Appunti per Harley? Chi è Harley? Impegnata come al solito, vedo. Avrei più lavoro se tu avessi più clienti. Hai... E così, e così vai alla festa di Natale? Dopo lo spettacolo che hai dato di te lo scorso anno. Non me la perderei per niente al mondo. Dove sono tutti? Manny. Oh, cribbio. Sono venuto di sabato un'altra volta? È il giorno dei morti. Tutti tornano nella terra dei vivi per visitare le loro famiglie, come dovremmo fare noi. Ah, praticamente il giorno dei morti è questo. Perché tu non vai a trovare la tua famiglia oggi? Beh, il capo è qui e così io devo essere qui. E tu, Cal? Non ho nessuno da andare a trovare laggiù. E non vuoi Domino qui da solo a raccogliere tutte le buone occasioni? Domino è qui. Single. Adesso è all'avvelenamento. E ti sta soffiando la commissione. Mi ripeti dove è stato l'avvelenamento? Per l'amor del cielo, chiedilo al tuo autista. Lui lo sa. Dove sta l'autista? Non ricordo. Dovrei essere in qualche posto adesso. Manny, devo spiegarti il tuo lavoro da capo? No, ma sarebbe bello sentire la tua versione, tanto per cambiare. Ebbene, il Manuel Calavera che conosco io raccoglie le persone dalla terra dei vivi. Defunti. Preferibilmente. E li porta qui. Tentando volenterosamente di vender loro il miglior pacchetto viaggio cui possano aspirare. Se vende viaggi a sufficienza, il nostro eroe sarà libero di lasciare la terra dei morti. Fino ad allora lui ed io siamo incollati qui, a parlare delle stesse cose, ogni giorno per l'eternità. Ah. Che ne dice se facciamo un salto fuori città stasera? Dai, che ne dici se facciamo un salto fuori città stasera? Proviamo, tu e io, baby. Grazie per l'offerta, ma non riusciremo mai ad uscire dalla città vivi. Ma... intendo tutti interi. Scommetto che ci riuscirei se ci provassi davvero. Oh, Manny, guardati. Sei una povera anima in trappola e non te ne rendi nemmeno conto. Perché? Che stronza. Così fatto in vita. Cosa hai fatto in vita per ritrovarti inchiodata qui? Quello che ho fatto ai bei tempi non è affar tuo. Conosci le regole. Perché? Vabbè. Perché alcuni clienti possono ottenere pacchetti viaggio migliori? Hanno condotto buone vite. Che traes? Come la definiresti una buona vita? Migliore della tua e della mia.
Abbiamo parlato abbastanza. Vabbè, segretaria. Di me. Qual è il tuo lavoro? È come fare la babysitter. Tranne che non posso guardare la TV. Ancora una domanda sul mio lavoro. Manny, sai cosa devi fare? Smettila di fare il finto tonto solo per farmi la corte. Bene, vado a battere un po' la strada. Bravo, dagli una lezione a quella strada. Andiamo. Eh no, vabbè, io per capire la storia, ragazzi, più che altro. Per capire la storia, qua che roba è. Vabbè, qua è un ascensore, eh. Oh, chi è? Di qua si entra nell'autostrada del limbo che porta alla terra dei vivi. Ah, bello. E qua invece che c'è stato qua? Ecco quello che mi serve. Un carro funebre. Un carro funebre è questo, che cazzo è? Ok, qua che roba è? È un ripostiglio degli attrezzi. Non si può prendere. È chiuso. Ehi, chi è che tocca la mia roba? Chi è? Oh, chi è? Oh, chi è? Mi spiace, signore, non credevo. Gli agenti alle vendite di solito non vengono qui, in questa parte del garage. Ehi, tu sei un autista? Io? Oh, no, non le guido. Le aggiusto e basta. Ah. Mi chiamo Calavera, Manny Calavera. Io sono Glottis, non ho molte visite. Ciao Glottis. Ehi, ho un messaggio per un certo Calavera. Il tuo autista ha detto che Mr. Harley ha detto che poteva avere il resto della giornata libera. Domino ha mandato a casa il mio autista? Sì, ciao Marco, non Donas. È gentile. Glottis. È un nome tedesco? Oh no, le mie radici non affondano sul suolo terrestre. Sono uno spirito elementale evocato dalla terra dei morti a cui sono stati dati uno scopo, un'abilità, un desiderio. Guidare, oppure cambiare l'olio e regolare le cinghie se non ci sono incarichi d'autista vacanti. Bel capanno. Certo, chissà se ti piacerebbe ancora se tu ci fossi intrappolato dentro tutto il giorno come me. Esatto, perché se odi, se odi il tuo lavoro, perché non ti licenzi? Non è un semplice lavoro. È ciò per cui sono stato creato. Se mi allontano dalle auto più di tanto, mi ammalo e muoio. E non sono felice se non respiro questi nauseabondi gas di scarico. Non riesco a immaginarlo. Pare che abbia bisogno di un nuovo autista. Oh, io credo che tu abbia ragione. Sì, è vero. Ti va di sostituire il mio autista? Io? No. Perché? Mi dispiace, non posso. Le regole. Andiamo, Glottis. Ho bisogno di te. No, non posso. Sono troppo grosso. Non sei grosso, vai benissimo. Troppo grosso. Me lo hanno detto tante volte. Sono troppo grosso. Sapete che mi ricorda, Gennaro. Questo su io, Manny Calavera su io e Glottis mi pare Gennaro. Lo chiamiamo Glottis. Gischiando Glottis. Non sei grosso. Hai solo un problema di autoaccettazione. Un che? Ripeti con me. Non sono grasso, sono magro. Le donne mi trovano attraente. Ehi, non ho mai detto di essere troppo grosso per le donne. Solo per le auto. Alle donne piaccio. Ah, sì? Fatemelo vedere il gioco, ragazzi. Ah, no, non voglio finire di nuovo nei guai. Mi hanno detto che la prossima volta sono fuori. Non sei troppo grosso. Sono le auto che sono troppo piccole. È vero, quelle stramaledette utilitarie. Ehi, mi è venuta un'idea. Potrei modificare un po' la tua auto. Vai. Solo un tocco leggero di fiamma ossidrica, capisci? Ah, bello. Ma non posso modificare le auto senza un ordine di lavoro scritto dall'alto. Buone le notifiche. Un ordine di lavoro? Sì. Non posso accendere niente di più grosso di una sigaretta senza uno di quelli firmato dal boss in persona. Ehi, questa è la mia specialità.
Far firmare la gente. Torno tra un attimo. Sì, troppo piccole. Io non sono troppo grosso. Tutto qui è troppo piccolo. Ah, quindi devo preparare un'auto modificata. Quindi praticamente dobbiamo andarci a far firma all'ordine. Questo qua che roba è? È un ordine del giorno. Devo farmi firmare quest'ordine. Ok, in qualche modo devo farmi firmare l'ordine. Quindi torniamo indietro. Beh, allora, come gioco è carino, ragazzi. La storia mi piace, è avvincente. Non so a voi se vi piace o meno. Anzi, no, prima andiamo sopra. Andiamo a portare il bigliettino. Andiamo a vedere che dice la segretaria. Secondo me il biglietto, quello che ci ha dato Glottis, bisogna portarlo alla segretaria. Vediamo un po' che dice la segretaria. Anzi, sicuramente non ce lo firma. Eva, la segretaria del boss. È Manny, il capo espiatorio del boss. Ci parliamo, vediamo che dice. Eva, ho davvero bisogno del capo per firmare questo ordine del giorno. Gli farò uno squillo. Mister Copal, ho qui fuori Manny Calavera che aspetta di vedervi. Non avevo detto niente interruzioni oggi. Mi spiace, Cal. Forse domani. È troppo tardi. Certo, come se dovessi andare da qualche parte. Che stronza. Troppi under culo. Mister Grande Capo non vuole essere disturbato oggi. Ma va trappi under culo. Lo so, ragazzi. Ok. Andiamo un po' a vedere qua. Che roba è? Sta la festa di morti, è vero. Sembra un mimo prestigiatore. Che si dice, buffone? Fuori dai piedi, bamboccio. Mi sto allenando. Allenando per cosa? A torcerti il collo, tu che ne dici? Ma vaffanculo. Arrotolamene uno, amico. Certo, certo, arrotolati questo, ok? Scommetto che non sai fare un gatto. Non scommettere, amico. Posso fare tutto. Posso fare uccelli, anfibi, psichiatri famosi. Forza, dimmene uno. Che è Sigmund Freud? Sigmund Freud. Stai cercando di mettermi in difficoltà, vero? Ma chi è? Ta-da! Ma che è? Sembra un mimo prestigiato. Posso attraversare la tua tenda? Vorrei vedere la parata. Attraversa la tenda di qualcun altro. Ti sembra una porta girevole? Il mio bambino vuole un altro animale. Oh no, che vuoi ancora? Ok, un gatto. Non c'è problema. Vai, fammi vedere che sai fare. Ta-da! Ma che cazzo è? Il mio... Oh no! Vediamo un po', un cane selvatico. Un cane selvatico. Sono la mia specialità. Ma che sembra animali. Ma che è? Ta-da! Ma che è? Pare la merda. Che cazzo è sta roba? Il mio bambino. Oh no! Verme un verme morto. Oh! Vediamo un po'. Non c'è limite su quelli. Ah no? Dammene l'altro allora. Vabbè, andiamo. Qua che roba è? È il pane dei morti. Che sarebbe il pane dei morti? Dal momento che quest'anno non riesco a partecipare al festival. Qua sta le Red Bull. No. Allora, là non ci si può andare. Qua che roba è? Oh! Che roba è? Non mi piace il modo in cui quell'occhio mi sta guardando. Non si può prendere. C'è qualcuno? C'è qualcuno? Mi vedi? Che è qua? Ci sta tipo un coriandolo. Che roba è? Aia! Se va sopra! Ah, ma
qua c'è stata tipo una finestra aperta di qua, che roba è? Qua c'è stata una finestra. Ah, ma chi è qua? Ma che roba è? Questo posto è un macello. Memo dalla scrivania di Don Copal. E gli ordini di lavoro sono assegnati dal mio ufficio e non possono essere scambiati tra agenti di vendita. Barattare, vendere e soprattutto rubare ordini di lavoro darà luogo a severe azioni disciplinari. Grazie mille, Xyron Man TV. Grazie mille, 3 mesi di resub. Un bacio enorme, bello mio. Grazie mille. Ah, ma questo qua, ragazzi. È l'ufficio del capo, dovrebbe essere, no? Giusto? Questo posto è un macello. Mi piacerebbe perquisire l'ufficio di Don, ma sono in ritardo per l'avvelenamento. Eh sì. Il sistema di archiviazione di Don mi fa venire i sudori freddi. Mi piacerebbe perquisire l'ufficio di Don, ma sono in ritardo. Non ho tempo di rovistare. Sono tutti all'avvelenamento tranne me. Che roba è qua? A tutti gli impiegati del Dipartimento della Morte, ufficio acquisizioni. Gli impiegati che abbiano raggiunto la loro quota vendite sono invitati a prendersi la giornata libera nel giorno dei morti. Il tempo perduto verrà ovviamente recuperato nel weekend successivo. Idiota. Ah sì? Questo è il PC, dai, il PC non posso vedere. Sembra che Don abbia impostato il computer per rispondere automaticamente all'interfono. Hai capito? Non si può prendere. Hai capito, sto stronzo? Ah. Quindi posso farmi firmare da lei, ma non posso far firmare il foglietto, quello lì per fare la macchina. Cambierò il messaggio. Maledizione, Eva! Firmatelo da sola! Sono occupato! Ottimo! Quindi ora non devo fare altro che c'è stato. Questo qua posto dentro è un macello. Mi piacerebbe perquisire l'ufficio di Don, ma sono in ritardo. Vabbè, per l'avvelenamento. Sì. Praticamente torno da Eva. E in teoria, qua sotto che è qua? Che c'è sta qua? Che c'è sta qua? Pare che il capo sia andato a pescare. Andiamo da sotto. Andiamo da Eva. Aspetta, che cazzo? No, che cazzo fai? Andiamo da sotto che è meglio, dai. Non lo so. Secondo me ci va attaccato tipo qualcosa là sopra, non lo so. Vabbè, praticamente mo dobbiamo andare dalla segretaria, andiamo. Ma voi, ragazzi, io mi ricordo quando ero piccolo, quando giocavo a sto gioco. Solo questo c'avevo praticamente. Mi ricordo che tipo tra una scena e l'altra con i floppy Windows 98 girava. Ci voleva un'eternità, ci voleva per fare tipo le cose, i movimenti, le cose. Cos'è quell'orribile cigolio? Scarpe nuove. Scarpe nuove, le cazzate. Eva, ho davvero bisogno del capo per firmare questo ordine del giorno. Vai, mi farò uno squillo. Mr. Copal, Mr. Calavera è qui fuori. Dice che ha qualcosa che richiede la sua firma. Ah, diavolo, Eva, firmalo tu, d'accordo? Sono impegnato! Preciso, proprio... Muah! All'occhiello, troppo semplice, che vabbè. Devi scusarlo, Manny. Ma probabilmente il cruciverba di oggi è particolarmente impegnativo. Eva... Mi stupisci. Non credevo che tu avessi tutto questo potere. Tutti abbiamo i nostri segreti. Mi piace sto gioco, ragazzi? Oh, a me piace, raga. Buono! Padre. Eccolo, ora torniamo giù sotto. Dov'hai? Oh, ma sei un gibocchino. Oh, ma come ci scappi? Ehi, faccio la mia figura con questa. Mi torna, eh? Sì, molto. Dicono che il nero snellisce. Guido, sì!
sta guidando! Ah. Ah. Avrei fatto molto prima a piedi. Ah, ijole, mi perderò l'avvelenamento. Che è, Aiole? Aiole, è una bestemmia. Questo è in stile un po' retro. Questo è il mondo dei vivi, dovrebbe essere. Chi è questo? Domino. Ah, il capo. Brrr, i vivi mi danno sempre i brividi. Ammazza che grafica, oh, porco diavolo morto. Che grafica, raga. Chi ci sta qua dentro? Che è? Morto? Trattenuta soltanto dal sottile velo della mortalità, qui giace un'anima che anela alla libertà. E così sarà grazie ad una scodella di gaspaccio avariato e a un uomo chiamato Calavera. Gaspaccio, questo l'ho non già sentito. Non posso farlo a mani nude. Sono un professionista. Non riesco a portarlo tutto intero fuori di qui. Deve liberarsi delle sue spoglie mortali. Dopodiché potremo andarcene. E allora piglio la zappa, no? Lavoro con la zappa. Chi è qui su? Chi è su frigo? Ma chi è? Bel costume! La testa del cazzo, chi sei? Ma chi è? Ma offriamo anche diversi extra ai pacchetti viaggio e se voi... Dacci un taglio! Voglio qualcosa che costi poco dove riposarmi un po', punto! Ma chi è? Sai, Manny, potrei rendere quest'auto un po' più veloce, se tu volessi... Sì, come ti pare. Oh, sì! Abbassamento dell'avantreno, elaborazione degli scarichi e doppio post bruciatore! Addirittura! Con questa, Mr. Martinez, potrete riposarvi tra la morbida schiuma da imballaggio che si creerà dal mix di questi due componenti chimici. Ah, ripensandoci bene, vorrei aggiungere qualche extra. Sì. Spiacente, Bruno, ma non avete i requisiti per nient'altro. Però posso offrirvi questa tazza omaggio. No, aspetta, non puoi trovarmi qualcosa dove possa muovere le gambe? Mi piacerebbe davvero, Bruno, ma... il mio capo è... un osso duro. Devo essere un osso duro, visto che ho a che fare con degli idioti perditempo come questo qui. Manny, non riusciresti a vendere gelati nel deserto? Ho appena venduto qui. Parlo di vendite grosse, Calavera. Come quelle che fa Domino. Come posso concludere grosse vendite con questa schifezza di clienti che mi mandi? Ehi! Adesso dai la colpa ai clienti. Ne ho abbastanza di te, Manny. Se non concludi qualcosa di buono prima della fine del trimestre, tu trovo sei un cliente. Fuori, licenziato. Non potrai più pagare il tuo debito. Resterai solo col tuo bel vestito e il tuo sorriso e un sacco di tempo da ammazzare. Che droga, chi hai chiamato schifezza? Adesso ti faccio... Che testa di cazzo. Da fuori zitto. Sono stanco di aspettare un'occasione. È come cercare di volare legati a un mattone. È ora di prendere l'iniziativa. Allora, andiamo un po' a vedere che dice la segretaria. Ehi, hai perso un grandioso avvelenamento. Sì. E tu hai perso un grandioso cliente. Cioè? Domino è tornato con una suora. Io ho un ometto magro con un brutto carattere e nessuna commissione. Bene, almeno hai da fare. Con una suora? Ma che si chiama, una suora? Sai, Copal non è veramente nel suo ufficio. So cosa vuoi fare, dolcezza. Eh? Stai cercando di allontanarmi dalla mia scrivania. Così potrai di nuovo unire insieme tutte le mie graffette. Cresci, cocco. Le tue graffette, mai te lo voglio ficcare dentro... dentro le ossa. Che cazzo stai a dire? Non riesco a trovare il mio autista. Manny, sai cosa devi fare. Smettila di fare il finto tonto solo per farmi la corte.
Hai qualche pettegolezzo? Ho sentito dire che Domino ha avuto un aumento. Ah, por favor, dammi qualche buona notizia, vuoi? Ti amo ancora. Sei la luce della mia vita, ciliegina. Ciliegina. Se non ti spiace, avrei da lavorare all'archivio. Giusto, adios. Adios. Andiamo. Oh, qua ci sta l'ufficio aperto. Andiamo un po' a vedere. Ah, è uno scotch di marca. Serviti pure, Manny, così scoprirai che sapore ha la bomba buona. La bamba? È uno scotch di marca. Serviti pure, Manny. Ah, la bomba. Così scoprirai che sapore ha la bomba buona. Andiamo a parlare con questo. Beh, almeno non ti attacchi più alla bottiglia. Ehi là, Cully, come butta? Come ti è andato? Allora, come ti è andata all'avvelenamento? Beh, diciamo che sorella Calabaza ha una passione segreta. Per cosa? Per i treni. Hai beccato una suora? Madre superiore e tutto quanto. E le hai venduto un biglietto per il treno numero 9? Ciuff, figliolo. Una bella chiamata con la sorella, eh? E a te come è andata? Anch'io ho beccato una suora. Bruno, è uno strano nome per una suora, non credi? Beh, sai quanto possono essere crudeli le suore con i soprannomi, no? Devo chiederti una cosa. Spara, vermiciattolo. Sì, anche da me si sente i tuoni comunque. È difficile leccare i piedi al capo senza la lingua, cioè... Come fai a leccare i piedi senza... È difficile leccare i piedi al capo senza la lingua? Ehi, ho tutta la lingua che mi serve. L'ho presa da te. Posso avere uno dei tuoi clienti? Certo, Cal. Appena ne avrò qualcuno alla tua portata. Posso gestire tutto quello che hai, specialmente se quello è il tuo miglior gancio destro. Perché tu hai tutti i clienti migliori? Lo chiedi alla persona sbagliata. Dovresti darti un'occhiata allo specchio. No, grazie. Non mi dà lo stesso piacere che dà a te. Come se fossi figo. Ma se non già i muscoli, che cazzo dai, cazzotti? Cosa hai fatto per avere questo lavoro? Vuoi dire qual è il segreto del mio successo? No, voglio dire a chi hai pestato i piedi per essere inchiodato qui al DDM. Che peccati hai commesso e per quanto dovrai lavorare qui per pagarli? Potrei farti la stessa domanda. Ma io non so la risposta. Ancora non so cosa ho fatto di male. Molto comodo. Allora, nemmeno io. Voglio di darti un pugno sul naso. Oh, no. Non di nuovo come al party di Natale. Che è successo? Cos'è successo alla festa di Natale? Dimenticato tutta la serata, eh? Forse dovresti darti alla limonata, bimbo. Voglio dirti qualcosa. Bene, sputa il rospo. Non c'è motivo di avere paura di me. Sai, una volta questo era il mio ufficio. Sì, lo so. Ho trovato il tuo nome sui fumetti, dentro il cassetto. Rivoglio il mio ufficio. Non ti preoccupare, te lo potrai godere per anni quando io verrò promosso e tu sarai ancora qui. Ma vaffanculo. Tu stai nascondendo qualcosa. Sì, nascondo i 4 premi vendita di questa settimana. Credo che dovremmo fare squadra, lavorare in coppia. Oh, Manny, mi piacerebbe, ma tu mi intimidisci. Non potrei mai lavorare con qualcuno così tanto più uomo di me. Ah, fammi il piacere. Ho visto tua moglie. Bene, mi sembri un po' in debito d'ossigeno, perciò ti saluto. Sempre un piacere, Cal. Vabbè, ritorniamo. Oh, ragazzi, io non ci arrivo con la testa. Chi è questo? Vos, e i vostri bei vestiti e la vostra posa sotto il naso. Ficcare le bottiglie di birra vuote nel tubo del pneumatico dei messaggi. Che razza di divertimento. Vos, lassù. Non capite che lo smistatore del tubo pneumatico è un macchinario delicato? No. Credete d'esser mejor de me? No. Bueno. Che è successo là dentro? Aia! Aspetta, questa che roba è? Attenzione, non toccare sistema antincendio. Non sta bruciando. Non sta bruciando, però me la picco dentro.
Questa rotella dovrebbe aprirla. La rotella non gira e la foce deve essere qualcos'altro che la blocca. Non si può prendere. Questo tubo rosso mi è familiare. Aspetta. Deve essere l'altro capo del tubo pneumatico di Donna, se solo potessi entrare. Non si può prendere. Non ci arrivo. Aspetta. Non posso giocarmi qui questa carta. Non posso giocarmi qui questa carta. Quindi è stato tipo il buco. Non lo so. De qua invece che ci sta? Uno dei componenti del nostro materiale da imballaggio esce da qui. Uno dei componenti del nostro materiale da imballaggio esce per chi ama viaggiare comodo. Non mi serve un... Bruno, tu in una... Dovrei averlo già raccolto. Qui c'è un palloncino sgombio. Se prende il palloncino sgombio lo gonfia, no? In teoria. Oh, magari lo posso ficcare là dentro, che cazzo ne so. Dove sta? Ok. Un altro coso blu. Ficchiamo dentro. E poi quelli rossi. Non so a che serve, rosso, blu, non lo so. Lo vediamo. Delusione HS, perché delusione, raga? Lo so che a tanti di voi non vi piace, lo so. Però a me piace. Andiamo a metterci il palloncino qua dentro. L'unica cosa che mi è rimasta da fare è metterci il palloncino. E vediamo se ci metto il palloncino cosa succede. Però aspetta, quello più... Perché magari, cioè, quelli due insieme forma una cosa che stibo se blocca. Cioè, se tu metti rosso e blu insieme, se blocca tutto. Suona bene. Ci provo a rimettere il pane? Non c'è pressione. Il server deve essere spento. Senti, faccio di testa mia. Cazzo, mi frega che torno io sotto. Allora, andiamo io di qua. Salve, non ricevo più messaggi. Il server è per caso bloccato? Esta la loro idea de scherzo. E lo trovano divertente. Mi piacerebbe riempirle loro de tubature. De material da imballaggio per vedere se gli piace. Quindi stai dicendo che il server è bloccato, giusto? Il server non è bloccato. Non è mai bloccato, è soltanto temporaneamente indisponibile. È in corso di manutenzione, ecco tutto. E per quanto tempo rimarrà bloccato? Beh, con queste cose non si può mai dire. Forse per ore. Oppure finché non c'è più nessuno in giro e tu te la batti, eh? Qualunque delle due accada prima. Fammi se posso entrare solo un secondo? Stai scherzando? Questa è un'area di massima sicurezza. Nessuno può star qui, tranne me.
Cos'hai tu di speciale? Cos'hai tu di speciale? La moglie Mena. Uno spirito elementale, evocato dalla terra dei morti. Ah, spirito. Sì, sì, lasciami indovinare. Ti sono stati dati uno scopo, un'abilità, un desiderio. Riparare smistatori di tubi pneumatici. No, ero stato creato per guidare gli ascensori. Ma poi hanno montato quelle maledette fotocellule e sono rimasto disoccupato. Ah, che sfiga. Per curiosità, come sei entrato? Mi sono infilato in uno di questi tubi come un folletto. Come diavolo credi che sia entrato? Dalla porta, come te? Sai, credo che ormai sia pulito a sufficienza. Oh, è abbastanza pulito da funzionare, certo. Sto solo dando un ultimo colpetto, tanto per essere sicuro, sai. Devo pararmi il... Giusto, giusto. Chi è che fa cose così terribili? Sono quegli idioti dell'ufficio spedizioni. Credono che questo gioiellino ruberà loro il lavoro. E hanno ragione. Beh, caro il mio chiacchierone, ho un sacco di tubi... Ehi, anch'io, ti lascio lavorare. Non mi fa muovere, perché? Oh, non da nuovo! Stai cercando di sparare in orbita all'intero edificio? Questo è un estintore a base di magnesio. Spruzzalo sopra quella gomma piuma e ci troveremo a cavalcare un fuoco d'artificio gigante. Cosa? Perché avrebbero dovuto mettere qualcosa di così pericoloso qui dentro? Suppongo che non immaginassero che questa stanza sia riempita di robaccia pericolosa. Dai, andiamo in bagno, dai. So capito quello che devo fare. Arrivo subito, raga, vai un attimo in bagno. Scusatemi, raga, scusatemi, sono andato un attimo in bagno. Allora, so capito, praticamente devo andare dentro quell'altra stanza, mi sa. Che cazzo fai? Può bastare così? No, porco diavolo, no. Cazzo fai, mi chiudi di nuovo? No. Porco Dio, sì. No, mo...